Già nella mia casa paterna della principessa Irulan. Mio padre, l'imperatore Padishah, aveva 72 anni e tuttavia non ne dimostrava più di 35 quando meditò la morte del duca Leto e il ritorno degli Harkonnen su Arrakis. Raramente compariva in pubblico indossando qualcosa di diverso da un uniforme dei Sardaukar e un elmetto da Barseg nero con il leone imperiale ricamato in oro. L'uniforme ricordava a tutti la fonte prima del potere. Non era sempre così urtante. Quando voleva sapeva irradiare simpatia e sincerità, ma in questi ultimi tempi, a molti anni di distanza, mi sono chiesta se tutto in lui fosse realmente ciò che sembrava. Oggi sono convinta che fosse un uomo il quale lottava costantemente contro le sbarre di una prigione invisibile. Non dimenticate che era imperatore, capo di una dinastia le cui origini si perdevano nel tempo, ma noi gli negammo un figlio legittimo. Non è questa la più terribile sconfitta che possa subire un capo. Mia madre obbedì alle sue sorelle superiori laddove Lady Jessica aveva disobbedito. Chi è che si mostrò più forte? La storia ci ha già risposto. Nobili della casata Van Bounce, bentornati. A differenza del film di David Lynch, nella prima parte del romanzo, quante volte appare l'imperatore Padishah? Praticamente mai. Sappiamo abbia preso parte alla trappola di Arrakis poiché lo dice il barone Vladimir Harkonnen a Federauta. Conosciamo le sue intenzioni socio-politiche poiché sono gli Atreides a scoprirle. Siamo partecipi dei suoi ordini sul pianeta per voce degli ufficiali Sardaukar. Al contrario apprendiamo le sue reazioni dai testi di Irulan. Esattamente come l'imperatore Palpatine nella trilogia originale, anche Padishah è un'ombra ingombrante, ma poco presente. Nei primi due atti entrambi i regnanti muovono gli eventi e danno ordini. Tuttavia l'azione avviene distante dal loro palazzo. In Dune siamo su Arrakis, mentre in Star Wars nei territori dell'orlo esterno. Soltanto nel terzo atto entrano fisicamente in scena, trovandosi faccia a faccia con il protagonista. La particolarità narrativa funziona meglio al cinema che in letteratura, quindi nonostante Herbert abbia trovato eleganti escamotage, George Lucas li ha certamente rafforzati visivamente. He will join us or die, Master. Stilgar, in Aib Fremen, ha accolto Paul e Jessica nella sua tribù. Nonostante la profezia dell'Isan al-Gaib e delle Bene Gesserit, i cui figlio porterà il popolo in paradiso, persiste una certa titubanza. I nativi, seppure soggiogati dall'ingegneria religiosa della sorellanza, sono tanto isolati dal resto dell'universo che ne ignorano le dinamiche. Non conoscono la politica, né tantomeno cosa si nasconda oltre i cieli di Arrakis. Ciò ha garantito l'ambiente perfetto, privo di diritti e facilmente usurpabile dall'imperatore. Inoltre, come in Star Wars Episodio 1, la minaccia fantasma, è interessante notare lo scetticismo dei fedeli. Persiste una differenza tra il volere credere a un'antica profezia e accettarla come Vangelo. The cells have the highest concentration of midichlorians I have seen in a life form. It is possible he was conceived by the midichlorians. Infatti, sia Anakin che Paul, nonostante possano essere i profetizzati salvatori, devono prima superare alcune prove. Perfino Stilgar è in attesa di un segno e, sebbene lo vorrebbe, si astiene dal dare giudizi. Purtroppo non è lo stesso per tutti. Jaemys, un Fremen instabile, più devoto alla rabbia che alla ragione, invoca la regola dell'Amtal, ovvero tramite combattimento esige la prova che Paul sia un guerriero degno della tribù. Inizialmente il giovane duca è restio. Nella notte ha avuto diverse visioni. Nella maggior parte il suo corpo giaceva inerme, con un coltello infilzato nel corpo. Tuttavia, non potendo discutere le regole dei Fremen, suo malgrado deve combattere. Stilgar, I invoke the Amtal rule! Chani porge a Paul un Krais, il coltello leggendario dei Fremen mai mostrato a uno straniero. La lama, lunga 20 cm, a doppio taglio e di colore bianco, viene ricavata dal dente di un verme. Per tale motivo è considerato un oggetto sacro. Secondo la tradizione, se impugnato, non può essere riposto senza prima bagnarlo con il sangue nemico. Per tale ragione è anche noto come creatore di morte. Take my Chris knife. La lama è un mistero per gli altri mondi e, salvo speciali trattamenti, si disintegra dopo una settimana lontana dal corpo umano. Paul impugna il Krais, ripassando mentalmente i suoi insegnamenti. Su Caladan era stato addestrato Prana e Bindu, nervo e fibra. Garn e Heidao, uomini leggendari, lo avevano istruito a battersi fino alla morte e conosce bene i trucchi delle Bene Gesserit. Tuttavia persistono alcune incognite. Paul ha soltanto 15 anni e non ha esperienza di un reale duello. Inoltre la morte può avvenire in un numero infinito di possibilità.
È abbastanza un rumore lontano, un'ombra ingannatrice o una semplice distrazione per cambiare il corso del futuro. Se non bastasse, Paul è addestrato a usare lo scudo, quindi ad affrontare un avversario che ne sia provvisto. Su Arrakis questi non funzionano e lo stile di combattimento è inusuale, molto più rapido rispetto ad altri pianeti. Similmente al suo reso terza forma dei Cavalieri Jedi, Paul colpisce lento ma preciso, al che, spaventato l'avversario, attende un suo errore, entro cui superare le difese. Malgrado Paul non lo vorrebbe, nel Taaddi la sola conclusione è la morte. Pertanto, per poter sopravvivere ed uscirne vincitore, Paul uccide Jemis, macchiandosi le mani del suo sangue. Nonostante Paul abbia vinto, Stilgar è adirato con lui. I Fremen hanno scambiato il suo indugio e il modo di combattere come una beffa messa in scena per umiliare il defunto Jemis. Al contrario, assicurandosi che il figlio non abbia pregustato la sua prima uccisione, Jessica lo difende. I loro costumi sono diversi e su Caladan si è soliti cercare un'alternativa alla morte. Paul non stava umiliando Jemis, al contrario, non voleva ucciderlo e per questo motivo stava indugiando. Sia Stilgar che i presenti accettano la verità, al che, da tradizione, al giovane serve un nome. Un nome guerriero, usato soltanto dai membri della tribù. In Paul c'è una grande forza, simile alla base di un pilastro, da cui il titolo Uzul. Tale nome sarà segreto, al contrario un altro deve essere usato davanti a tutti. Paul, guidato dalle sue visioni, domanda ai Fremen come chiamino il piccolo topo del deserto e la risposta gira il sangue di Jessica. Lo chiamiamo Muad'Dib, il nome che Paul aveva già previsto. Da questo momento il giovane Atreides è conosciuto pubblicamente come Paul Muad'Dib e Uzul per i membri della tribù. Nonostante il sodalizio con i Fremen, il combattimento con Jemis ha mostrato una triste verità. Per i nativi l'atto di uccidere non è una questione morale. Un popolo che non considera l'omicidio in termini di giusto o sbagliato, se provocato, potrebbe innescare una pericolosa guerra intergalattica. La Jihad vista da Paul nelle sue visioni diventa quindi sempre più concreta. Io sono Emilio Varotti della casata The Unbounce e ringrazio Riccardo del canale Wannabe Buddha. Grazie a tutti quanti per essere stati in mia compagnia, io spero di avervi intrattenuto. Preparatevi all'era di Muad'Dib.